Allora, riprendiamo da dove ci eravamo interrotti. Io sono l'insegnante Marco V in questo momento e qui c'è Benedetta, la studentessa Benedetta, che ha appena completato la zona 2 del mondo denominato zona dell'apprendimento. Dunque è possibile adesso permettere ai ragazzi di oltrepassare e dirigersi verso la zona numero 3. L'insegnante deve rompere le porte e permettere agli studenti di andare oltre la zona 2. Adesso sono diventata la studentessa Benedetta e comincio a ispezionare la zona. Zona 3, costruzione numeri. Quindi i pari, noi eravamo pari da questo lato. La tua missione in questa zona è quella di costruire forme che rappresentino i numeri dall'1 al 9. Leggi le indicazioni e lavora insieme al tuo gruppo per costruire i numeri. Buona fortuna. In fondo a destra c'è un'altra porta che ci ostruisce il passaggio dell'ingresso per la zona numero 4. Allora, dirigiamoci verso la nostra zona, leggiamo ulteriormente queste istruzioni. Manda un messaggio all'insegnante per richiedere i primi 10 blocchi necessari a costruire i numeri. Lavorate insieme e condividete le vostre risorse per non rimanere senza blocchi. Quindi a questo punto il ragazzo deve inviare un messaggio all'insegnante, l'abbiamo già visto prima come si faceva, si preme il tasto T e si digita il testo. Per favore, potrei ottenere i primi 10 blocchi? Ok, vediamo se l'insegnante ha ricevuto questo messaggio, l'ha ricevuto. A questo punto l'insegnante entra con il menu dell'insegnante, vediamo blocchi, blocco di pietra, blocco pietra per esempio, ci piace, no, diciamogli terra, pietrame, ok, allora diamogli 15 blocchi a Benedetta. Benedetta dona al giocatore. Allora, Benedetta ora avrebbe dovuto dovrebbe aver ottenuto i propri 15 blocchi. In effetti li abbiamo. Allora, leggiamo le istruzioni. Qui bisogna costruire il numero 1. Allora, leggiamo, qua c'è anche un blocco di teletrasporto, tasto destro, hai bisogno d'aiuto, teletrasportati nella zona aiuto costruzione numeri per vedere esempi su come realizzare i numeri che vanno dall'1 al numero 9. Allora, teletrasportiamoci in questa zona d'aiuto e vediamo che in questa zona ci sono rappresentati alcuni numeri, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8 e il 9. Allora, proviamo a costruire il blocco numero, il numero numero 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocchi. Allora, torniamo indietro. Numeri pari noi siamo. Ci dirigiamo verso la zona numero, dove dobbiamo costruire il numero 1 e cominciamo a posizionare i nostri blocchi. Vediamo, ok, liscio, non mi ricordo quanto fosse alto, proviamo ad andare un po' indietro, fatto, sono caduto, ma qua ci dovrei arrivare lo stesso, ma credo era così, io da 8 blocchi, abbiamo un piccone, facciamo prima, perfetto, allora vediamo da quanti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, perfetto, l'abbiamo riprodotto fedelmente. Quindi qui i ragazzi devono riuscire a costruire i 9 numeri,
in collaborazione, in questo caso per esempio avrei dato ai due ragazzi, per esempio, che si cimentavano nella costruzione del numero 1, quattro blocchi così, e diciamo erano tra virgolette costretti a collaborare insieme per giungere all'obiettivo comune. Allora, io direi di interrompere questo tutorial e poi proseguiremo con la zona numero 4.